got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got... Amici di Volley Umbria TV, ben ritrovati con un nuovo appuntamento, davvero nuovo, sì, perché insieme al mio compagno di viaggio, che ringrazio subito, Roberto Farinelli. Grazie a te, Andrea. Coach, ormai non ci sono presentazioni, insomma, sta facendo benissimo con la sua school volley nel campionato di Serie B2, ma sostanzialmente riesce, insomma, a far parlare bene di sé anche nel mondo del giovanile, soprattutto anche nel mondo universitario, perché la squadra del CUS Perugia è partita con una vittoria nei campionati universitari. Quindi, insomma, Roberto Farinelli a 360 gradi, e noi vogliamo utilizzare la sua capacità di essere un po', diciamo, bravo in tutti i settori, perché vogliamo con oggi istituire una rubrica che dedichiamo al mondo della pallavolo regionale, ovvero ai campionati regionali, Serie C maschile e femminile, uno sguardo anche alla Serie D, perché riteniamo sia giusto commentare e dare anche un po' di visibilità a quelle squadre, a quei tanti movimenti che animano la nostra regione in un mondo della pallavolo dove chiaramente spesso, ma senza voler togliere niente a nessuno, viene sostanzialmente monopolizzato dalle squadre maggiori, dai campionati nazionali, B2, B1, soprattutto Serie A. Roberto, una rubrica che, appunto, come dicevo, vuole essere una vetrina per un mondo da cui tu vieni, perché l'anno scorso hai vinto il campionato di Serie C con San Mariano, e quindi forse tu, insieme ad altri, vi rendete conto di quanto... Sì, sicuramente è una vetrina importante per la pallavolo umbra, perché oggettivamente il movimento, i numeri sono tutti nelle società che poi fanno i campionati regionali, e sono spesso questi campionati regionali a essere l'ambizione di tante piccole realtà che lavorano nel giovanile e fanno crescere i propri atleti e poi provano a sfociare nei campionati maggiori. Senti, l'anno scorso tu hai dato un segnale al campionato di Serie C femminile che si può vincere anche se non si parte con il migliore favore, sì, della posizione durante il campionato regolare, e soprattutto che i playoff alla fine sono un'occasione importante anche per chi arriva dietro. Partiamo un po' da quello che è il momento: mancano 2 giornate al termine del campionato, Chiusi comanda, però dietro ci sono tutta una serie, sì, di squadre. Il tuo commento su questo campionato e su quello anche che sarà un po' le prossime partite? Guarda, come dicevi tu, oggettivamente il playoff è un campionato a parte e tutta la regular season serve per arrivare al meglio della forma in questo momento, sia tecnica che fisica. Sicuramente le squadre che fisicamente staranno meglio potranno dire la loro. Il Chiusi ha dimostrato che i valori che sono nelle sue corde sono stati ben espressi finora, e credo che la classifica rispecchi pienamente in questo momento le squadre più forti, almeno sulla carta, perché Chiusi prima, Todi seconda, Foligno terza, sono sicuramente le 3 grandi favorite di questo campionato. Il Castiglion del Lago, che è quarto, oggettivamente ha dovuto subire un paio di infortuni importanti che hanno condizionato poi l'andamento, ma che la posizione comunque sia fra le migliori. Senti, innanzitutto cogliamo l'occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Roberto Scaccia, che sappiamo, insomma, aver avuto qualche problemino dal punto di vista fisico. Speriamo, sì, che lo risolva velocemente. Roberto è stato qui con noi a Volley Umbria TV, ma è, insomma, un amico, possiamo dire tuo soprattutto, un collega da pallavolo. Io è un personaggio che ho conosciuto con grandissimo piacere. Per quanto riguarda invece questa classifica, l'hai un po' nucleata tu, poi la vedremo anche attraverso il nostro contributo grafico. Sostanzialmente, detto che Chiusi, insomma, da prima, si arriverà a concludere il campionato prima, chiaramente cullerà un po' il sogno di, certo, ottenere la B2, ma chi potrebbe in questo caso invece rivestire il ruolo di San Mariano quest'anno? Quest'anno le outsider credo siano difficili da trovare. Nella prima puntata che registrammo insieme indicai sicuramente il Todi come strafavorita, e credo che la vera outsider potrebbe essere Ellera, perché ha un organico di esperienza. E se riuscirà a mettere a posto quelle 2 o 3 cose che sicuramente Luca Tomassetti sta lavorando ardentemente, su cui sta lavorando ardentemente, credo che Ellera possa fare l'outsider. Bene, allora adesso poi nelle ultime 2 giornate, lo seguiremo anche la prossima settimana, l'evolversi, ma abbiamo capito che per parlare un po' di Serie C femminile dobbiamo aspettare i playoff, perché ormai, insomma, è una fase preparatoria a quello che è il clou della stagione. Invece in quello maschile siamo già nella parte più importante del campionato, ovvero i playoff. Siamo all'epilogo, perché siamo arrivati in semifinale e le grandi favorite sono il Città di Castello di coach Bartolini e la Italchimici Foligno
di Luca Arcangeli Conti. Incontreranno il Castello, incontrerà la CLT Terni e incontrerà invece il Foligno, incontrerà il Sansepolcro. Diciamo che sono quattro società storicamente abituate alle semifinali che negli anni si stanno un po' alternando nella vittoria del campionato. E credo che sicuramente Città di Castello e Foligno nell'organico abbiano qualche cosina in più delle altre. Qualcosina in più, occhio a Sansepolcro perché con Volley Umbria una volta mi era capitato di fare un errore, non ricordo bene quale, insomma, ci hanno subito, sono molto seguite a Sansepolcro, un Molto, pallavolo maschile veramente molto, molto. molto seguite. Presidente Celli ha un bel entourage e un bel seguito Veramente, a quindi Sansepolcro. complimenti, questo chiaramente lo dico con la massima serenità e tranquillità, quindi noi avremo un occhio anche per quella che diciamo federalmente consideriamo una squadra umbra, anche se poi da un punto di vista diciamo logistico-geografico non Sono lo è così, toscani, così come, così come dici? chiusi, però insomma, noi Esatto. siamo tutti nel mondo umbro. Scendendo, andando ai campionati di Sì. Serie D femminile e maschile, com'è la situazione? Nella Serie D femminile quest'anno non c'è un playoff a tabellone diretto come nella Serie C femminile, ma ci sono dei due gironi di eccellenza e le prime due che arriveranno in prima in classifica in questi due gironi, la prima andrà diretta mentre le due seconde si scontreranno per un terzo posto. Se nel girone D c'è Bastia che sta facendo la voce grossa come ha fatto nel girone di qualificazione, con un organico ben fornito di giovani, gestite da Raspa, che è un allenatore molto esperto. Nel girone C c'è la sorprendente San Mariano School Volley, Di di Patrizio Cresciuto, Patrizio Cresciucu, grande. con queste ragazze under 16 e under 18 che hanno fatto una bella evoluzione nel primo girone e adesso si trovano Quindi primi in insomma classifica. questa ricetta di Okeciuco La funziona, cioè. ricetta di Okeciuco funziona per adesso, Mamma funziona, mia, ragazzi, come sì. va Okeciuco. Assolutamente, assolutamente. Ormai è lanciatissimo Okeciuco. Oramai è lanciatissimo. Questi allenamenti su tre campi, insomma, Adesso fatto. vuole pure il quarto, Vuole pure il è campo, quarto. incredibile, Quindi incredibile. dove si è sposta? L'era Ah, cosa? non lo so, non lo Va so, bene, sconfina. cogliamo anche l'occasione per salutare chiaramente Patrizio, che ha lo spirito di intelligenza per capire chiaramente il nostro clima scherzoso e soprattutto la presidente Katia Loletto, Assolutamente. che è insomma, amica di entrambe, ma soprattutto personaggio davvero importante nel mondo della pallavolo regionale. Sì, credo che voglio spendere due parole perché, visto, sono un po' Sì, coinvolto, no, beh, nel certo. San Mariano School Volley. Credo che il progetto della presidente Loletto e del presidente Mandò, al di là che possano raggiungere o meno questa promozione, abbia dato proprio i loro frutti migliori perché ha dimostrato che delle ragazze massimo di 17 anni se la stanno battendo contro vecchie volpi in maniera Certo. importante, quindi che Bene. sia di ispirazione per tanti in Umbria. Sembrava una cosa improponibile, School Volley San Sembravamo dei Mariano. folli, eh? Sembravamo folli, Invece B2 state invece praticamente a in un. B2 con delle 19enni, 20enni ci stiamo dibattendo abbastanza. Beh, diciamo che la salvezza, insomma, La cominciasse. matematica non c'è, Vabbè, okay? adesso L'inquadratura cominciamo. fa l'alta adesso, però la matematica non Vabbè, adesso c'è. non fare lo scaramantico. Però, insomma, dai Dai risultati, insomma. risultati, per adesso siamo in un buon momento. Siamo. Bene, bene, quindi ci fa piacere. Passiamo alla serie D. La serie D maschile vedrà le semifinali partire solo dalla prossima settimana e qui c'è molta incertezza. Sicuramente Narni ha un bel organico per partire bene, però anche la Sir di tutti i giovanotti potrebbe essere un pochettino il fulmine al ciel sereno. Bene, adesso poi concludiamo qui questa rubrica che vuole essere sintetica, ma anche, come dicevamo, di aggiornamento rispetto all'evolversi dei campionati di Serie C. Facciamo in bocca al lupo a tutte le squadre coinvolte, anche a quelle di Serie D che, come sappiamo, stanno volgendo al termine. Poi di settimana in settimana ci prenderemo un po' cura, anche con l'aiuto di Roberto, di dare menzione anche di qualche eccellenza, di qualche risultato importante nel mondo del giovanile, perché anche lì la fase, diciamo, clou è iniziata, Sì. sta per iniziare, quindi dovremo dare conto di questo. Approfittiamo di questo spazio per dire, insomma, a tutti gli operatori del settore, Serie C, Serie D, mondo giovanile, che redazione @volleyumbria.it è la mail a cui potete inviare informazioni che possono essere utilizzate in questo appuntamento, in questo approfondimento video, ma anche nel corso della settimana
per quanto riguarda la parte scritta, quindi la funzionalità del nostro sito www.valliumbria.it. Mandate foto, se ci sono immagini noi daremo, cercheremo di dare conto in questa trasmissione che dedichiamo al mondo della pallavolo regionale Umbra, per insomma, dare visibilità e dare conto anche di quello che è un movimento molto numeroso e soprattutto anche fatto di grandi qualità. Chiudo ancora questa trasmissione rinnovando gli auguri di pronta guarigione a Roberto Scaccia, salutando il mio compagno di viaggio Roberto Farinelli, che troveremo con noi la prossima settimana. E niente, continuate a seguire volleyumbria.it. Nel fine settimana c'è la promessa che sarà nei nostri studi anche il presidente della FIPA Umbria, Lomurno, e quindi con lui analizzeremo molti aspetti in generale di quello che è la pallavolo regionale. Ci proietteremo anche nel grande evento che vedrà la nazionale della pallavolo femminile protagonista a Perugia nel prossimo giugno. A presto, continuate a seguirci. Ciao a tutti. Got no money, he's got his strong beliefs. My love has got